Buonasera, vorrei parlare con il signor Viscardi, sono Antonio del reparto consegne Abbi. Noi abbiamo un altro numero di telefono della signora Maria Lucia, ma non ci ha risposto nessuno al telefono. Senta, la chiamavo per il deposito del materiale che avete comprato. Voi avete acquistato una camera da letto che sarà consegnata a fine aprile? No, scusi, camera da letto? No? Ah, l'armadio della camera da letto. Solo camera da letto, chiedo scusa. Questo armadio va consegnato, sarebbe insomma stato consegnato a fine aprile. Ma voi avete chiesto che fosse consegnato quando? No, noi siamo rimasti per fine aprile. Voi siete rimasti a fine aprile, ma l'armadio sta qui dal 3 aprile. Quindi? No, voi lo sapete che l'armadio sta qui dal 3 aprile, perché mi risulta che sul contratto c'è scritto che cioè siete stati voi a chiedere la consegna dilazionata, la consegna posposta, diciamo così. No, guardi, noi abbiamo parlato con il collega, non mi ricordo il nome, con Gigi avete parlato? No. La signorina, con Maria? No, no, un altro ragazzo, con Rossetto. No, noi tre vi abbiamo anche chiamato, abbiamo parlato con la signora. Sì, ma noi, so tutto, solamente che noi siamo rimasti che la consegna era per fine aprile. No, la consegna era per il 3 quando è arrivato, massimo per il 4 e il 5. Ma guarda, non mi ricordi tutto. Sì, no, c'è una clausola che c'è scritto qui. Mobili, ecco qua. Eccolo qua, dunque, i mobili possono essere trattenuti presso la sede di vendita entro un massimo di 3 o 4 giorni, dopodiché è obbligatorio pagare il deposito per tutti gli altri giorni di non consegnare. Prego, mi dica. No, esatto. Che significa? No, significa che, considerato che siamo arrivati al 20, il 30 mancano 10 giorni. Mancano 10 giorni. Ma non c'è problema, io dico una cosa. Allora, non è una questione di pagare il mobile, è una questione di pagare il deposito del mobile. A parte chiaro questo, ma non è che abbiamo scorato la scadenza, siamo in anticipo rispetto alla scadenza. Se mi chiedi di prenderla prima, io non le posso dire di sì. Contro la mia volontà, perché a me farebbe come di piacere, perché non sono ancora pronto, Ma guardi, allora le spiego, il mobile è arrivato il 3, noi il 3 abbiamo chiamato dicendo il mobile è arrivato. Ma noi quattro giorni, per accordo? 3 o 4 giorni ve li abboniamo, perché si immagini, 3 o 4 giorni ve li possiamo abbonare, allora facciamo che io vi abbono fino al 7, va? Perché oggi sono buono e vi abbono fino al 7, sempre che l'amministrazione dell'azienda mi dia l'ok. Ora dal 7 però al 30, quando noi dovremo consegnare, ci sono 23 giorni. D'accordo? 23 giorni per, non le faccio il prezzo pieno perché non le posso fare il prezzo pieno, che sarebbe di 90 euro al giorno, le faccio metà prezzo perché siete giovani e vi state sposando, per 45 euro al giorno, sono comunque 1035 euro che voi andate a pagare in più su un armadio che non li costa tutti questi soldi, quindi vi conviene di pagare tutto sto deposito. Ma io non credo dove pagarlo, perché per me la consegna è fine aprile. No, la consegna è quando il mobile arriva in azienda, dall'azienda madre. E non è che lo sta è la prima volta che lei si sposa, è la prima volta che compra dei mobili e quindi lei... No, non è la prima volta, è la verità. Lei così giura. No, ma io con la mano per la chiarezza e trasparenza, no? Perciò. Allora, mi sa sentire, io in questo momento non ho il contratto davanti. Io ho parlato con il collega, non mi ricordo il nome, è stato segnato... Paolo? No, Salvatore? No, Gigio? Nino, era Nino? No, nemmeno. Comunque, se mi vuole lasciare solo un telefono, quando vado a casa controllo... Era Stefano? Stefano, sì, Stefano. Ah, era Stefano, aspetti un attimo che chiamiamo subito Stefano. Stefano? Aspetti un attimo, non si muova. Allora, pronto? Stefano, sto parlando con Viscardi al telefono per la questione del deposito dell'armadio. Eh sì, ma mi dice che tu l'hai autorizzato. Ando suono proprio, ma glielo sto spiegando, dice che non è così. Lo so, sono giovane, lo so, gli ho fatto anche metà prezzo, ma di meno non si può fare in amministrazione, non si chiese 45 euro. Vabbè, faccio 40 euro, ma di meno non si può fare. Va bene, ciao. Allora, mi dice Stefano che non se lo sogna proprio di avervi detto che l'armadio vorrei stare qui.
Allora, questo non è chiaro. Sul nostro contratto c'è scritto che la consegna è fine aprile. Mamma mia, come si fa a farglielo capire? Allora, ma secondo lei, scusi, perché il 3 aprile abbiamo chiamato per dire che il mobile stava qua? Perché volevamo sprecare una telefonata? Non lo so. Allora, facciamo così, io il suo numero ce l'ho, devo andare a casa del contratto e vediamo il numero. Benissimo, io voglio solo dirle che dal 3 aprile, con le tolti 4 giorni che gli ho abbonato, e quindi dal 7 aprile fino ad oggi, lei sta maturando un deposito di 40 euro al giorno, nemmeno 45, Stefano ha detto togli altri 5 euro, allora 40 euro al giorno che dal 3 aprile, mettiamo che lei venga stasera, sono 13 giorni e 40 per 13... In questo momento lei già ci deve in più 520 euro di deposito. Se lo prende domani, gli euro saranno 560, se lo prende dopodomani saranno 600. Può essere convinto o meno, qui ci sono dei contratti, poi adesso... Da verificare, ovviamente. Io credo, non ho ancora il contratto davanti. Vabbè, allora magari ci risentiamo, quando ce lo avrà e le faccio... Io sono sommessa. Le faccio leggere la clausola, la guardi, nel paragrafo 3, lettera H. Ah, sì. 3, lettera H, di hotel. Va bene, buonasera, a risentirla, grazie. Sti napoletani che non vogliono pagare. Come, ma ti sei sposato un signore, Maria Lucia? Aspetta, voglio parlare con me. Allora, lo sentiamo tra pochissimo. Dove stai? Sono stato, non a casa, mi hanno chiamato per un colloquio. Allora, sono sentita, cosa succede? Vai a casa, ti devo telefonare. Perché? Che succede? È una cosa urgente. Vai a casa, ti fanno andare a casa. Ma mi spieghi che succede? È quello là di vedere i mobili. Vai a casa. Andiamo da Diego, siamo pronti per la terza parte, l'ultima ovviamente dello scherzo, vediamo, anzi sentiamo che cosa succede, lei dirà appunto di essere arrivata a casa, di aver preso il contratto. Vediamo un po'. Amo. Ma dove sta? Amo, sulle linee a casa di non sto chiamando al cellulare di Nana, mi fai capire con calma? Perché sta? Ti sto chiamando sul cellulare, sembra occupato. Io non so chi ha passato il mio cellulare, sto chiamando al cellulare di Nana. Allora mi ha chiamato Abbi, vogliono 600 euro di deposito. Ma che dici? Che cosa? Io voglio fare sul contratto che stava scritto. Allora, la consegna sta scritto 30 aprile, però c'è una cosa dietro. Tra in tutte le lettere, la lettera dove dice praticamente che la merce deve arrivare entro la data prestabilita in sede di contratto, nel caso arrivasse prima e non viene saldato il conto, quindi la merce non viene ritirata, c'è un deposito da pagare. Ma quando me lo dici questo? Ma io che ne so! Ma perché non me lo dici? Ma non volete! No, io scusa, che non posso sapere? Ma come lo fa a memoria questo fatto? Ma quanto è scritto 90 euro al giorno? Ma come lo fai questo fatto? Perché non me lo dici prima? Ma non è solo ora che me l'hai detto tu! Ma quando te lo dico in questo momento, c'è solo di me, ma quando cazzo me lo dici sto fatto? Diego, ma io l'ho visto ora perché me lo dici? Ma come avrei dato in tribuna, papà, niente, fatelo dici. Ma abbiamo rotto un matrimonio, abbiamo rotto un matrimonio, però hai capito, glielo dice in italiano, è un signore, guarda, è veramente un... mette giù, come sta da fare, t'ha lasciato, Mary, t'ha lasciato, abbiamo perso un matrimonio, si è rotto un matrimonio. Vabbè, ma non mi pare il caso di dire a una persona si deve sposare da il 16 luglio, vada a sposare, la tratta così, insomma. Cioè, capisco anche, ma... Fabio Brescia, Radio Marcia. Ci sei cascato, sciocchino, sei cascato, stupidino, sei cascato, e ci sei cascato, oscenio! Oh, Diego! Ti sei fatto gabbare, tra l'altro tua moglie è una bravissima attrice, ti dirò. Bene, che... Amo, sei in diretta. Ritiro tutto, abbiamo appena finito di dire che sei un gran signore, Diego, un bacio grande e tanti auguri per il 16 di luglio.